Niente. Ma come? Finisce 3-1 tra Davoli e Sant'Anna, una brutta partita ma causata dal forte vento che oggi c'è stata qui a Davoli, e comunque importante era vincere, la vittoria è arrivata. Sì, una brutta partita dovuta, come hai detto tu benissimo, dal vento. Infatti era indeciso pure l'arbitro se far giocare questa partita. Però noi avevamo bisogno di 3 punti, io gli ho detto alla squadra che dovevamo essere più concreti e essenziali, perché domenica, martedì contro la Promosport abbiamo fatto una grande partita, abbiamo ricevuto complimenti da tutti, però onestamente abbiamo raccolto poco. Oggi onestamente per il vento, per il fatto che ci servivano questi 3 punti, siamo stati onestamente concreti. Potevamo il primo tempo col vento a favore, dovevamo osare qualche cosa in più, questo ho detto alla squadra, dovevamo ricercare sempre il tiro perché era la cosa più importante, perché avevamo il vento a favore. E l'abbiamo fatto poche volte, siamo stati troppo leziosi, tentavamo di entrare in porta con la palla ed è sbagliato, dovevamo cercare di più il tiro, però onestamente si è vinto ed è molto importante, perché sono 3 punti importanti per la classifica e perché onestamente lasci una squadra in questo momento sotto in classifica. Ecco, oggi avete incontrato un Sant'Anna ultimo in classifica, ma è una classifica che secondo me inganna, perché è una buona squadra con ottimi elementi, ha fatto anche quando è riuscita a fare delle belle trame di gioco. No, questa è una buona squadra, è un campionato equilibratissimo, soprattutto sotto e anche sopra, cioè la prima della classe può perdere con l'ultima, onestamente, è un campionato molto equilibrato, noi dobbiamo stare sempre vigili, l'ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare ad andare avanti su questa strada, perché noi le ultime partite abbiamo fatto 5 partite, su 5 partite abbiamo fatto 3 vittorie, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quindi cioè, su 5 partite sì, abbiamo fatto 6 partite, 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Quindi è importante continuare questa traiettoria, cioè su questa direzione, andare avanti con questa mentalità e cercare di essere più concreti. Oggi ci è girato dal verso giusto, siamo stati fortunati in qualche circostanza, però è interessante aver vinto la partita. L'importante è uscire da questa zona calda, da questa zona play-out. Oggi con questi 3 punti forse si è usciti, purtroppo si devono attendere le partite che vengono giocate domani, però l'importante è, come dicevi tu, fare punti, li state facendo ultimamente con una squadra rinnovata, con questi 2 o 3 elementi che sono stati inseriti in questo mercato. Onestamente è vero, noi oggi non ho potuto schierare Davide Lombardo che aveva un problema, quindi abbiamo preso 3 giocatori importanti che ci stanno facendo la differenza, qualcuno ci deve rientrare, quindi la squadra adesso c'è, il gioco già si vede più di prima, siamo più propositivi e questa è la cosa più importante.